Da sempre il volo è concepito come un'imitazione di quello degli uccelli, unico possibile esempio. Leonardo parte dalle stesse osservazioni, ma la sua progettazione si estende al mezzo che rende il volo possibile, l'aria e i venti. Leonardo ha una grande intuizione, l'aria è comprimibile ed esercita una resistenza in grado di sostenere un corpo. Applicazioni di questa idea sono il paracadute costituito da una struttura rigida piramide e la vita aerea, quasi un prototipo dell'elicottero. Leonardo sceglie una struttura di ala simile a quella del pipistrello, ma poi evolve verso un'ala con un'ossatura che ricorda quella di una mano. Studia a fondo anche la portanza, cioè la capacità di sostenere in volo la macchina del pilota. Inventa anche un attrezzo per la prova di ali battenti, che serve a misurare la portanza di un'ala. Il motore è il pilota che aziona personalmente le ali, tramite complicati dispositivi a funiche e rucole. Macchina e pilota pesano molto, va sfruttata bene l'energia prodotta dall'uomo. Leonardo ne studia i movimenti e la migliore posizione da assumere. Nei dispositivi d'ala battente, il pilota deve sviluppare energia sufficiente per muovere le ali con la necessaria rapidità, ma Leonardo capisce presto che non funziona. Osserva il volo degli uccelli più grandi e capisce che l'uomo può essere in grado di volare, veleggiando anziché sbattendo le ali. Leonardo si orienta verso un'ala fissa d'aliante.